Non possiamo andare avanti così. Pane! Pane! Siamo ridotti come topi in trappola! Senti, Muzio, perché i Sabini e gli Albani ci lasciano soli contro gli Etruschi? Non sono più nostri alleati. Le alleanze si pagano. Ce la faremo da soli. Abbiate fede. Di fede ne abbiamo anche troppa. È il pane che ci manca. Avrete anche quello. Il grano sta per arrivare. Muzio, le promesse non sfavano. Sono 7 giorni che devo arrivare. Tagliamo il grano! È arrivato il convoglio? No, ma a quest'ora non dovrebbe essere lontano. E gli Etruschi? Nessuna avvisaglia, neanche le loro pattuglie si sono fatte vive. Di solito non mancano mai. Non mi piace questa calma. Perché non mandi dei soldati a vedere? Non posso distogliere uomini quando il mio presidio è già ridotto al minimo. Aulo! Publio! A mezzo miglio da Roma è il punto più pericoloso. Venite avanti con me e tenete gli occhi ben aperti. Intesi? Avanti! Svelti voi! Attaccati. Se non ci muoviamo saranno massacrati. Non posso farci niente, mi è vietato compiere sortite. Fammi aprire la porta. Impossibile, ordine del console. Già, hai ragione. Non lo violeremo. Ma che fai? È una pazzia. Corri a chiamare il console. E voi? Che fate qui? Chi vi ha fatto salire? Ah, scusami, Valeria. E anche tu, Clelia. Ho mandato a chiamare il console tuo padre. Spero che venga presto. E Muzio? È corso in aiuto del convoglio. Sono con voi, amici! Tenete duro! Thank you.
aspettate. Via con gli altri. Ne arrivano ancora. Guarda, laggiù. Via con i carri. Obbedite, ho un ordine. Sugli spalti. Sì, e mi sono sentita morire. Che ne dici, Valeria? Può un soldato sposare una donna così debole? Aspetta che sia tua moglie e poi vedrai. Questo grano è nostro! Prendiamolo prima che sia troppo tardi! Stanno diventando come bestie. Come delle bestie affamate. Vieni, Clelia, voglio parlarti. Ti prego di scusarci. Fermi, c'è Cubricola! Arriva il console! Che succede? Hanno tentato di prendere il grano. Ti prego, sii comprensivo con loro, padre mio. È povera gente affamata. Lasciali liberi per stavolta. Liberateli! So che avete avuto uno scontro molto duro. Com'è andata? 10 uomini della scorta uccisi, i carri tutti salvi. Grazie all'intervento di Muzio, non è vero? Sì, ha sbaragliato il campo quasi da solo. Questa gente ha fame, ha atteso tutto il giorno l'arrivo del grano. Ti prego, fallo distribuire subito. Hai ragione, figliola. Cittadini, ascoltate! Questo grano ci è costato sangue e perciò ci è ancora più prezioso. Sarà immediatamente distribuito con la più scrupolosa giustizia. E dopo? Ti prenderanno. Non tornerai più. Ti uccideranno. Clelia, hai potuto vedere con i tuoi occhi poco fa quella folla affamata. Quei soldati smarriti, ormai Roma è stremata. E a me, non pensi, che farò io senza di te? Se la tirannia di Tarquinio trionfasse, non saremmo neppure liberi di amarci. Devo uccidere il re degli Etruschi. Morto por Senna, Tarquinio è perduto. Ma come? Quando? Questa notte. Lo coglierò nella sua tenda, nel suo letto, se occorre. Il tuo è un suicidio. Ricordati di Lucrezia. Non si uccise solo per l'onta che Tarquinio le fece subire. No. Si uccise per indicarci la strada da seguire. Così nacque la nostra Repubblica e riacquistammo quella libertà senza la quale nessuna vita è degna. Che io muoia non importa, ma Roma deve salvarsi. Muzio! Muzio! Non ti vedrò più, mai più! Thank you.
Tours. Ehi, Tours, vieni a bere con noi. Beh, nemmeno ci risponde. Ma non doveva essere di guardia giù al fiume? Già, è vero. Dai, versami da bere. Cosa c'è? Se hai da dire qualcosa, al re torna domani. Porsenna non vuole essere disturbato. Hai capito? Gira al largo. Chi sei? Preparati a morire. Fermi! Non lo uccidete. Prima deve parlare. Portate Aulo nella sua tenda. Perché hai ucciso il mio luogotenente? Rispondi! Sei tu, Porsenna. Dunque è me che volevi uccidere. Chi sei? Un romano. Il tuo nome? È Murzio. Sì, è lui. Lo riconosco. È proprio lui. Il più forte dei soldati romani. Il vero capo. Se è così, la vita del mio luogotenente val bene alla sua. Ora l'esercito romano è decapitato. Sai cosa ti attende? Vi ero preparato. Sia fatta giustizia. Muzio sarà certamente a conoscenza dei segreti militari, delle vere condizioni di Roma, dei suoi alleati. Facciamolo parlare. È una possibilità che ti diamo. Dipende da quello che dirai, se vuoi salva la vita. Il tuo giovane figlio non conosce i romani. Vedremo se la più tremenda delle torture saprà renderti ragionevole. Portatelo qui. Ci vado da solo. Questa mano doveva uccidere Porsenna. Ha sbagliato. Per questo io la punisco. Chiamate un medico! Guarirà? Forse. Ti ringrazio. Vai pure. E anche voi, andate. Sei salvo, ma per poco tempo ancora. Ci sono 100 giovani a Roma che hanno giurato di ucciderti. Non falliranno. Io combatto una guerra legittima. Voglio quei territori che erano già miei. Li hai ripresi? Non sei soddisfatto? Il Senato romano non vuole riconoscere il mio buon diritto. Puoi trattare, ma ad una sola condizione. Abbandonare Tarquinio al suo destino. Se sei onesto, non farti complice di un tiranno sanguinario scacciato dal popolo romano. È per questo che non ti perdoniamo. Ed è per questo che tu morirai. Lasciaci soli, Arunte. Ho saputo di quel temerario.
È ancora vivo? Sì, e sta incantando mio padre. Spiegati. Temo che lo convinca a trattare una tregua. Che gli dei infernali se lo prendano. Ma è impazzito quel vecchio? Meglio fosse rimasto nella sua reggia a curarsi gli acciacchi. A quest'ora Roma sarebbe già nostra. Vieni. Su queste basi una tregua è possibile. In seguito, se la vostra buona fede sarà provata, potrai levare l'assedio e riconoscere solennemente la nuova Repubblica Romana. Se ti avessi conosciuto prima, non avrei mai attentato alla tua vita. Finalmente, Muzio. Ora posso guardarti bene in faccia. Ridicolo eroe d'una ridicola repubblica. Avresti potuto farlo 100 volte in battaglia, ma né io né il più umile dei miei soldati ti ha mai visto. La guerra sarebbe finita da un pezzo se questo vigliacco avesse accettato di battersi da solo a solo con me. Posso farlo ora. Oh! Perché sai che chiunque può battermi ora. Ti prego, Tarquinio, siedi, ascolta in tutta calma. Ascoltare che cosa? Le parole d'un calunniatore? Di un vile sicario che ha cercato di ucciderti a tradimento? No. Lascio a te questa vergogna. Basta! Anche la mia pazienza ha un limite. Ti ho accolto, ti ho aiutato. Ho messo a disposizione della tua rivincita un esercito, ma tu già mi ingannavi deformando la realtà delle cose e affermando che il popolo romano non attendeva altro che il tuo apparire sotto le mura di Roma per ribellarsi e abbattere la Repubblica. È la verità. Posso provarlo quando vuoi. Questo giovane mi ha già provato il contrario. Capisco che il pericolo corso ti abbia sconvolto, ma rifletti bene. Cos'è il suo gesto se non il segno della disperazione? La disperazione dei forti è una virtù che centuplica il loro valore. Muzio, un mio nemico personale. Ho motivo di credere che soltanto la più folle gelosia abbia armato la sua mano. Era me che voleva uccidere, ne sono certo. C'è a Roma una giovane patrizia di nome Clelia che egli ama. E che io talvolta ho onorata delle mie attenzioni. Sei un miserabile. Vedi? Ho colto nel segno. Non mi pentirò mai abbastanza di essere stato tuo alleato. Cosa vuoi dire? Che da questo momento mi dichiaro libero di prendere qualsiasi decisione che sia utile a me e al mio esercito. E rinneghi il tuo giuramento. Calpesti la nostra sacra alleanza. Non ci può essere niente di sacro con te. Bada a quello che fai, Porsenna. Muzio è libero. Domani lo accompagnerai con una scorta a Roma e offrirai al Senato della Repubblica le condizioni di tregua e di pace che io detterò. Stai commettendo un tragico errore. Lo pensi anche tu? Eseguirò i tuoi ordini, padre. Non chiedermi altro. Salve, Arunte. La scorta con Muzio sta uscendo dal campo. Perché hai voluto vedermi? Per augurare il miglior successo alla tua missione. Non mi aspettavo di trovarti così rassegnato. Ho un debito di riconoscenza con tuo padre e non voglio mettermi contro di lui. Vuole la pace e la pace sia. Ma trattare coi romani è più difficile che combatterli. Posso darti un consiglio? Certamente. Prima di tutto, prendi il mio fedele Claudio. È un uomo sveglio e conosce i romani meglio di tutti. D'accordo. E poi? Ricordati che il Senato romano accetterà qualsiasi condizione, ma lo farà solo per guadagnare tempo e alleanze. Esigi, a garanzia della tregua, buoni ostaggi. Ma mio padre non ne fa parola nelle sue richieste. Oh, tuo padre è un ingenuo. Guarda come si è fatto raggirare da quel Muzio. Tu devi chiedere al Senato romano 10 fanciulle, scelte fra le più ricche e nobili famiglie. Ma tra queste assolutamente deve esserci Clelia, della famiglia dei Fabi. Perché proprio lei? È la promessa sposa di Muzio. Con lei in mano nostra lo terremo legato mani e piedi. Controlleremo ogni sua mossa.
è sempre un uomo pericoloso. Forse hai ragione. Farò come tu vuoi. È per il bene di tutti. Buona fortuna, Runte. Va con lui. E ricorda, Dorazio, che questo è il momento. Voglio un bagno di sangue. Publicola e Muzio devono essere i primi a cadere. Sarà fatto. Ma di Muzio voglio occuparmene io stesso. Vai. Questo è Arunte, figlio di Porsenna. Porta le condizioni per la tregua. So che solo il Senato può decidere, ma io posso dire che le proposte di Porsenna aspirano realmente alla pace. Siamo pronti ad ascoltarti. Clelia. Oh, sei ferito. È grave. Non so. Verrò da te questa sera. D'accordo. Allora stasera tutti a casa. Le condizioni che per mezzo tuo Porsenna ci pone non sono lievi. Tuttavia noi le prenderemo in considerazione come base per poter discutere tutti gli altri punti del trattato di pace che deve essere completo e definitivo. In ogni caso accettiamo la tregua militare. Questa è la nostra risposta. Se i nobili senatori sono d'accordo, l'approvino con alzata di mano. Se ho ben capito, voi accettate subito un armistizio. Ma vi riservate di discutere le condizioni di pace in un prossimo avvenire. Esatto. In questo caso ci occorrono garanzie che la tregua non sarà da voi sfruttata in altro modo se non per quello di raggiungere al più presto un accordo. Mi consegnerete degli ostaggi. Ostaggi? 10 fanciulle di nobile sangue. E fra queste Clelia, la promessa sposa di Muzio. No! È un'offesa alla nostra buona fede! Non daremo ostaggi di nessun genere! Silenzio! Calma! Calma! Metteremo ai voti questa richiesta. La respingiamo! E allora niente tregua. La guerra riprenderà. E sia la guerra. Roma non la teme. Io acconsento. E perché non vi sia discriminazione, consegnerò mia figlia Valeria. Porsenna è onesto e leale. Dimostriamoli che lo siamo anche noi. La pace chiede alla nostra trepidazione di padri quest'altro sacrificio. Facciamolo. L'avvenire ci darà ragione. Metto ai voti la richiesta. Chi approva, alzi la mano. La richiesta è approvata. Daremo gli ostaggi. Comprendo la vostra amarezza, ma vi do la mia parola che le vostre figliole saranno trattate con tutti i riguardi. Chiederò che vi siano restituite non appena iniziate le trattative di pace. Ti fa ancora male? No, molto meno. L'intervento di quel medico etrusco è stato miracoloso.
ma la mano è perduta. Ci ha dato la pace, non è abbastanza. Publicola, che novità? Abbiamo raggiunto un accordo. Valeria! Eppure non mi sembri molto soddisfatto. Il Senato ha accettato tutte le condizioni di Porsenna necessarie per trattare la pace. Saggia decisione. Allora eri d'accordo di consegnare Clelia? Clelia? Ma di che stai parlando? Arunte ci ha chiesto degli ostaggi, 10 fanciulle della nobiltà, tra le quali naturalmente Clelia. E il Senato ha accettato? Come già ti ho detto. Ma è ignobile. Arunte non aveva il diritto di chiedere ostaggi. Porsenna non ne ha parlato. Sì, ma la realtà rimane. Per la salvezza di Roma dobbiamo consegnarli. Anche mia figlia Valeria ne farà parte. Noi siamo pronte. Non temere. Saprò essere degna di te. Preferivo pagare da solo. Bravo, Arunte. Vedo che hai seguito i miei consigli e hai fatto bene. Spero di non dovermene pentire. Chi sono queste fanciulle? Ostaggi romani. Ostaggi? Perché? Per garantire il rispetto della tregua. Ho creduto di far bene. Evidentemente qualcuno te lo ha consigliato. Ma quello che hai fatto non ti onora. Questa è Clelia, la promessa sposa di Muzio. Sei una ragazza fortunata. E questa è Valeria, la figlia del console Publicola. Publicola e Muzio. Due uomini saggi e valorosi che io stimo ed apprezzo. Tu le hai portate e tu sei responsabile di loro. Siano trattate come ospiti di riguardo e abbiano piena libertà di movimenti nel campo. A te il compito di vigilare perché nessuno manchi loro di rispetto. Vi attendo questa sera alla mia mensa. Tuo padre è un vero re. Ti ringrazio. Vi mostrerò la vostra tenda. Venite. Spero che il soggiorno qui sia soltanto una lieta vacanza. Là in fondo, gli ultimi 3 letti. Nonostante la volontà di mio padre e il mio personale desiderio, non possiamo offrirvi niente di meglio. Purtroppo siamo in un campo di soldati. Da oltre un anno siamo abituati ai disagi della guerra. Clelia! Non avrei mai immaginato di trovarti qui. Non potresti evitarci la sua presenza? Ecco il frutto del malgoverno repubblicano. Una volta Clelia era dolce e cortese con me. Ed ora guarda come tratta il suo re. Eppure ti ho avuta gradita ospite nella mia reggia. Non lo rammenti? No. Né io né i romani vogliamo ricordare di te neppure il nome, salvo che per maledirti. Vedi come sono fatte le donne romane? Belle e fiere, come piacciono a noi soldati. Bene, Arunte. Ti sei messo a fare il protettore di queste... Fuori! A che ti prende? Sei uscito di senno? Nessuno leverà un dito su queste ragazze. È un ordine del re. E intendo farlo rispettare da chiunque. D'accordo. Ma non c'è bisogno di riscaldarsi tanto... per così poco. Grazie. Grazie per tutte noi. Non avrete nulla da temere finché ci sarò io. Grazie. Grazie, mie care fanciulle.
onorevole per aver saputo allietare la mia mensa. Siate sempre così serene. Buon riposo. Tuo padre è un caro uomo e un ospite squisito. Devo chiederti un grande favore. Dimmi. Desideriamo scrivere delle lettere a Roma. Scrivete quanto volete. Penserò io a farle recapitare. Ma a una condizione: che non parliate male di me. Non è una condizione troppo grave. Perché non andiamo a fare quattro passi? È una bella serata. No, siamo stanchi. Preferisco riposare. E tu, Clelia? Volentieri. Se ti fa piacere. Non posso lasciarvi sole, e sono il vostro guardiano. Tienila. Seguitemi. Una notte come questa è fuori del tempo. Non so pensarti nemico della mia patria. Etruschi e Romani non sono più nemici. E tu sei il pegno della nostra pace. Non solo io. Clelia dov'è? Clelia! Ma non era qui un momento fa? Non dovrebbe essere lontana. Clelia! Clelia! Non dovete avere alcun timore. Vi assicuro che a Roma i miei fedeli agiranno. Publicola e Muzio avranno il fatto loro, siatene certi. Gli uomini che ho scelto sono decisi a tutto. Tenetevi pronti ad intervenire. Il momento favorevole potrebbe essere anche domani, se avrò buone notizie da Roma. Se dovessero essere cattive, ho già un piano per mandare a monte le trattative di pace. Ora raggiungete i vostri reparti. Andate. E tu che fai qui? Aiuto! Clelia! Che aspettate? Ce ne sono altre per voi. Andiamo. Presto, tardi è questa la fine che dovevano fare. E ora vedremo a che ti servirà il tuo disprezzo. Aiuto, Valeria! Valeria! Alunze! Aiuto! Clelia! Clelia! Valeria! Oh, Valeria! Le nostre compagne sono in pericolo. Arunte, tu hai il dovere di proteggerle. Devi fare qualcosa, subito. Venite. Vieni qui tu. Fermi! Uscite. Il primo che si rifiuta è un uomo morto. Ma è uno scherzo, Arunte. Cosa hai creduto? Che siete ribelli a un ordine del re. Vi siete dimenticati che gli ostaggi sono sacri all'onore di un soldato? Nessuno vuole disubbidire agli ordini del nostro sovrano. Uscite! Vi prego di perdonare quello che è accaduto. Vi prometto che non si ripeterà mai più. Riposate tranquille. Venite. Venite. Ascoltatemi. Domani dobbiamo fuggire di qui. Dopo quanto è accaduto, nessuno di noi può ritenersi al sicuro. Io confido nella protezione di Porsen. E ancor meglio in quella di Arunte. Perché no? È gentile e coraggioso. Non ne dubito. Ma io so cose che voi ignorate. Tarquinio sta complottando per riprendere la guerra. Per questo la nostra presenza qui non garantisce nulla. Anzi, agevola la sua manovra. Come lo sai? Prima che mi aggredisse ho sentito quello che diceva agli altri capi etruschi. E perché non l'hai detto subito ad Arunte? Perché avrei fatto precipitare le cose a suo danno. Il vero padrone del campo è Tarquinio. I capi obbediscono soltanto a lui. Ma non è tutto.
A Roma i nostri cari corrono un grave pericolo. I congiurati di Tarquinio minacciano la loro vita. Quella di tuo padre. E quella di Muzio. Bisogna avvertirli. Fermi! Fatevi riconoscere. Sono Muzio. Salve, Muzio. Salve. Va tutto bene? Non direi. C'è nell'aria come un presagio di tempesta. La gente si è tappata nelle case e tutti si aspettano qualcosa di terribile. Eppure la pace non è lontana. È vero. Ma la città pullula di traditori. Se vuoi ti posso far scortare fino a casa. Non credo sia necessario. Prosegui con la tua ronda. Avanti. Accendi. Ad un eroe come te è riservato un trattamento speciale. Avanti. Addosso! Per Tarquinio! Va a chiamare gli altri! Eccolo! Me ne occupo io! È la prima volta che faccio fatica a difendermi. Te la sei cavata bene lo stesso. Se non arrivavi tu mi avrebbero ucciso. Hanno fatto la fine che si meritavano. Questo sarebbe il momento buono. Vedi? Nemmeno ci guardano. Ma sei proprio decisa. Siamo già tutte d'accordo. Io temo ancora che sia un errore. Restando qui sotto la protezione di Arunte, nessuno ci farà del male. Quello che è successo ne è una prova. È bastata una sua parola e tutti sono fuggiti. Sia lui che Porsenna possono ben poco. I capi etruschi sono con Tarquinio. È solo questione di tempo. Ma se Arunte non sa niente, potrebbe prendere la nostra fuga come un tradimento. Capisco i tuoi sentimenti. Ma non abbiamo scelta. Il nostro dovere ora è quello di salvare i nostri cari. Sia come tu vuoi. Vieni. Questo tronco fa al caso nostro. Non temete, basteranno le nostre braccia a spingerlo nella corrente a largo. Roma è a poco più d'un miglio. Clelia, ho paura. Di che? Non so nuotare bene. Ti aiuterò io. E poi i soldati appena se ne accorgono ci tireranno addosso. Non credo che ne avranno il coraggio. Via, non è tempo di esitare ora. Forza, in acqua. Forza. Su, forza. Tornate indietro! Non scappate!
Maledetti idioti! Che aspettate? Ti hanno beffato le tue gentili ospiti. La colpa è tua e dell'ignobile modo di agire dei tuoi accoliti. Sta bene, allora sapremo noi come rimediare. Vi richiamo alla legge di guerra che voi avete accettato giurando fedeltà e obbedienza a mio padre. Siete ai suoi ordini come sudditi e come soldati. Chi se ne dimentica rischia la testa. Non si può trattare con dei barbari. Ha ragione. Questo è il pensiero della grande maggioranza del Senato. Certo. Nobili senatori, nessuno più di me condivide la vostra giusta indignazione. Ma da quanto abbiamo appreso da Clelia, sappiamo con certezza che Porsenna è un uomo leale. Vuole la pace come noi la vogliamo. Ma se non restituiremo gli ostaggi, Tarquinio avrà buon gioco a proclamare la nostra malafede e accusarci di voler rompere questa tregua così miracolosamente ottenuta. Abbiamo acconsentito una volta, ora basta! Mai più rimanderemo le nostre figliuole al campo nemico. È inutile discuterne! La seduta è sciolta, basta! Meglio la guerra! Che accadrà ora? Dobbiamo metterci in contatto con Porsenna. Dirgli quello che noi sappiamo e che lui certo ignora. Svelargli il complotto di Tarquinio, consigliarlo, aiutarlo. E tu, Muzio, puoi farlo meglio di tutti. Clelia e Valeria devono essere rese. In questo modo risulterà chiara la nostra buona fede. Tu le accompagnerai con una scorta e parlerai con Porsenna. Il Senato ha deciso in altro modo. Non è stato il Senato, ma i senatori colpiti nel loro affetto paterno. In questo modo rischiamo la vita di due fanciulle innocenti. Me ne rendo conto, ma credi a me, noi abbiamo tanta forza da reprimere ogni altro sentimento, che non sia quello del bene supremo della patria. Tarquinio. 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 Cosa c'è? Che vuoi? Notizie da Roma. Orazio. E allora? Hai ordinato un bagno di sangue e c'è stato, ma per i nostri compagni. La congiura è fallita. E tu, miserabile, perché sei qui? Non essere ingiusto con chi ti ha servito. È già gran cosa se sono riuscito a fuggire io solo. E gli altri? Morti o prigionieri. Anche Claudio? Sì. E naturalmente Muzio è vivo. Domani verrà qui al campo a riportare gli ostaggi più preziosi. Clelia e Valeria. Clelia e Valeria. Domani. Ho avuto notizie precise sulle intenzioni dei Sabini e degli Albani. Il loro intervento al fianco dei Romani è imminente. Dov'è Tarquinio? È uscito dal campo con 20 arcieri. Le sentinelle mi dicono che sia diretto verso occidente. Raggiungilo, prendi dei soldati e arrestalo. Imparerà a sue spese che non è lecito ignorare i miei ordini.
È giunto il momento di liberarci di quell'uomo nefasto. Non voglio allargare il conflitto. Firmerò domani stesso il trattato di pace. E subito dopo leveremo il campo. Andate. Svelti, ai cavalli! Mirate con calma e colpite giusto. Clelia deve essere risparmiata. Milone. Bisogna uccidere la figlia del console romano. Il desiderio di vendicarla forzerà la mano a Publicola e la tregua sarà rotta. Vedremo allora se Porsenna parlerà ancora di pace. Preparatevi! Fermi! Voi due in testa, gli altri ai lati. Voi due in coda. Perché fai questo? Solo misure di sicurezza. Avanti! State pronti! Cercheremo di resistere. Va. Mano alle spade. Attaccate! Eccolo avanti. Coraggio, ragazzi. Voi fuggite. Presto, svelti. Inseguiamo. Aspettami ai cavalli! Lasciami! Aiuto! Muzio! Muzio! Troppo tardi.
ti vendicherò. Io l'ho riconosciuto. Era Tarquinio. Lo ucciderò. Attende. Fermati. Immagino che non sia una lieta sorpresa per te. Non me l'aspettavo neanch'io, devo confessarlo. Traditori. Appoggiate un assassino contro il vostro re, vigliacchi. Sono dei valorosi. Dei veri soldati che preferiscono la guerra ad una pace vergognosa. L'esercito saprà fare giustizia. L'esercito obbedisce ai suoi capi. Vuole la vittoria. E l'avrà. In quanto a voi, non vi sarà torto un capello. A guerra finita sarete liberati e gli stessi soldati decideranno del vostro destino. Vieni. Tarquinio ci ha teso l'imboscata. Anche Muzio è morto. Ho voluto la pace e mi hanno tolto il più caro degli affetti. La tregua è rotta. Non io, ma Roma intera vorrà la guerra. E gli Etruschi l'avranno. Andiamo. Mai vino fu più dolce. Beviamo tutti al trionfo delle nostre armi e alla morte di Muzio. Alla morte di Muzio! Alla morte di Muzio! Viva Tarquinio! Thank you.
Roma piange la morte del suo figlio migliore, ricordiamoci che le lacrime non potranno sanare le nostre ferite. È necessario, per la salvezza di tutti, reagire al dolore che ci opprime, allo sconforto che ci abbatte. Non abbiamo scelta. La resa è il male minore. Meglio la morte che il disonore. Abbiamo il dovere di salvare Roma. Arrendiamoci! Gli acchi, traditori! Voi tradite, sapendo che la guerra è impossibile! Si tratti la resa e che Tarquinio sia il nostro re! Mai! Muzio! È vivo! Muzio è vivo! Sono vivo, grazie agli dèi. Ma non illudete voi stessi. Se Tarquinio entra in Roma, nessuno potrà sopravvivere. No. Chi parla di resa? Meglio la morte che la tirannia! Riprendiamo la guerra! Morte gli Etruschi! La notizia è confermata. Gli Albani e i Sabini interverranno. Il loro piano è di prenderci alle spalle nel momento più critico del nostro attacco, alle mura di Roma. Ottimamente. Noi inganneremo tutti, romani e alleati. Non attaccheremo Roma, ma sarà Roma ad attaccare noi. No, Tarquinio, non è possibile attaccare. Prima che vi spieghi quello che ho in mente, mi occorre sapere qual è la reale situazione del campo. La scorsa notte non c'è stato nessun tentativo di fuga. I soldati hanno capito che è il loro interesse obbedirci. I disertori che si rifugiano a Roma possono farci comodo. I romani penseranno che il nostro esercito sia indebolito, diviso. E questo li spingerà ad osare. Quando poi sapranno che leviamo l'assedio e che ci ritiriamo... Ritirarci? Ma è un assurdo! Ripiegando su Veio daremo un pretesto agli alleati di starsene nei loro quartieri. Un'occasione ai romani di attaccarci e un'opportunità a noi di batterli nel luogo e nel momento più favorevole. Siamo più numerosi e più forti. Vi dico che distruggeremo l'esercito romano una volta per tutte. In una grande battaglia campale. Porsenna e Arunte sono ancora nei cuori di molti fedeli soldati. Tarquinio non riscuote che odio e maledizione. Dobbiamo approfittarne prima che il tempo assopisca questo risentimento, che è il nostro alleato più prezioso e sicuro. Più rapida e decisa sarà la nostra azione, più sicuro sarà il successo. Questo almeno è il mio giudizio e il mio consiglio. Si aprono le porte ed esca il nostro esercito glorioso. Insegua il nemico, lo attacchi, lo distrugga. E che di Tarquinio non resti sulla faccia della terra neppure la sua ombra nefasta. Propongo che si nomini un comandante unico, con pieni poteri per tutta la durata della guerra. Caio Muzio! Caio Muzio, di onore il comando! Bruno Caio Muzio! Caio Muzio! Se lo dici per confortarmi, te ne dispenso. La piaga sta scomparendo. Lo hai visto tu stesso? Guarirai. Sì, ma non posso muoverla. Le dita, le articolazioni riprenderanno a muoversi, ma ci vuole tempo. Già, tempo. Ma non ho tempo io. È già un miracolo che tu non abbia perso del tutto la mano. A che mi serve se non può stringere una spada? Un centurione chiede di te, padrone. Fallo entrare. Tornerò domani. Ti ringrazio. E perdona se non sono un malato paziente. Salve, Muzio. Salve, Livio. Cosa c'è? Il figlio di Porsenna, Arunte, è riuscito a fuggire. Ha chiesto subito di te. Dove? Di là. Arunte! Sono tanto felice di rivederti. Anch'io. Dimmi di Clelia. È sotto la tutela del gran sacerdote. Gli altri capi avrebbero voluto scambiarla con i soldati, i vostri prigionieri, ma Tarquinio si è opposto. Maledetto. Fino alle Idi di maggio non corre alcun pericolo. Soltanto allora, infatti, durante le celebrazioni in onore di Cerere, Clelia sarà data in schiava a Tarquinio. Gli Idi di maggio. Fra 10 giorni. Arunte! Ho saputo della tua fuga. E mi compiaccio di vederti libero tra noi. Mi auguro che anche il nobile Porsenna possa esserlo tra breve. Ti ringrazio. Il Senato ha approvato la tua nomina a comandante in capo dell'esercito con pieni poteri. A te l'onore di condurre i nostri soldati alla vittoria. In altri tempi ne sarei stato molto felice ed orgoglioso. Ma adesso cosa posso fare? Come potrei trascinarli in battaglia? Una volta il mio braccio armato sapeva aprire una strada ai miei soldati.
Ma ora, nei nostri cuori il tuo valore è rimasto lo stesso. Questo conta. Per te sapranno combattere, per te sapranno vincere o morire. Le tue parole accrescono la mia amarezza. Sono un soldato, non una bandiera. Nella tua mano sinistra c'è forza per due. Puoi armarla benissimo. L'ho fatto con Tarquinio e la spada mi è caduta. Forse era troppo presto. Ma da quanti giorni tu adoperi quella mano per vestirti, per prendere il cibo, per scrivere, per tutti quegli usi che prima erano della tua destra? Scommetto che ormai ti sembra così naturale come se tu fossi nato mancino. Vuoi dire che potrei? Ma certo! Una mano vale l'altra. Basta provare e provare ancora. Se vuoi, io ti aiuterò. Su, coraggio. A te. Avanti. È inutile. Questa mano avrà tutta la forza che vuoi, ma non sono un mancino. Vieni, non sprecare il fiato e continua. Ti prego, Muzio, non farmi fuori così presto. Qualche giorno e non mi azzarderò a misurarmi con te neppure per gioco. Non posso lagnarmi, ma tu esageri. Vediamo allora che ne pensano i tuoi soldati. Tu conosci i più abili. Chiamali e misurati con loro. Potrò studiarti meglio stando fuori della mischia. Va bene. Publio! Duilio! Marco! Venite! Prima tu, Marco. E niente complimenti con me. Avanti. Sveglia e battiti davvero! E adesso sotto. Attacca! A te, Publio. Come se fossi in combattimento. Così. Hai visto il tuo punto debole? Il mio fianco destro. L'avrai sempre scoperto. Ci vorrebbe una protezione così. E se fosse di ferro? Come un grosso guanto che tu potessi calzare. Che ne pensi? Credo che a Roma non manchino buoni artefici. Vieni sotto tu! Avanti in massa! Ora potete chiamarmi Mancino. Ne ho discusso a lungo con Arunte, che conosce molto bene sia i luoghi che le persone.
Mi sembra un piano semplice e concreto. Tarquinio si è fermato presso Veio per organizzare i festeggiamenti in onore di Cerere. Dobbiamo attaccarlo in quel luogo e in quel momento. Arunte mi spianerà la strada presentandosi alle sentinelle del campo per distrarle e incitare i soldati a ribellarsi. Sono certo che molti di loro mi sono fedeli e si uniranno a noi. Lo spero. Comunque il tuo intervento servirà ad attrarre la loro attenzione mentre io irromperò nel campo. Ho scelto un pugno d'audaci votati come me alla morte. Punteremo al cuore del nemico, ai capi traditori. Ci batteremo fino al tuo arrivo col grosso dell'esercito. E se dovessi tardare più del previsto? L'esercito dovrà marciare a piccoli gruppi e di notte per sfuggire all'osservazione nemica. Certamente. Ma il piano dovrà scattare quando tu sarai a poche miglia da Veio. In caso contrario, dovremo cambiarlo. Sono un temerario solo quando agisco da solo. Sta bene. E l'ordine di marcia? Per questa notte. Gli idi di maggio sono fra due soli giorni. Arunte! Pochi uomini al campo. Quasi tutti stanno assistendo ai festeggiamenti. Attaccheremo subito. Non è il momento di indugiare. Lo so, ma c'è una cosa che mi preoccupa. Il campo di Tarquinio non comprende tutti i soldati. Il grosso dell'esercito si è ammassato in una valle vicina. Che importa? Publicola non è lontano. Sta bene. Ti precedo come d'accordo. Per chi ti onora e ti è devoto. A te vogliamo sacrificare questi candidi agnelli. Per te doneremo al glorioso Tarquinio una vergine di nobile sangue. Fermo! Chi sei? Arunte. Il nostro principe. Sì, il vostro principe. Come mio padre è ancora il vostro re. Ma voi permettete che sia tenuto in catene da un branco di traditori al servizio di un assassino? Non possiamo farci nulla. È meglio che tu vada. No, prima dovete ascoltarmi. Venite! Ascoltatemi! E poi sarà la vostra coscienza a dirvi quello che dovrete fare. Il dono che ti offriamo l'hai già guadagnato col tuo coraggio.
È poca cosa, ma accettalo come pegno della nostra fedeltà. Per volontà degli dèi, alla luce del sole e di fronte al mondo, sei mia. Dammi la mano. Viva, non mi avrai mai! No, Clelia! Mucchio! Tutto! Zerfini, grosse formazioni di cavalleria romana avanzano nella pianura. Sono a 4 miglia da qui. È quello che volevo. Schiacciate quei vermi! Pagherò la testa di Muzio a peso d'oro! Alla radura! Disponete l'esercito per la battaglia! La guerra sarà decisa oggi! Le mie armi! Avanzano nella valle. È proprio quello che volevo. All'attacco le fanterie! Di noi. Diamogli il colpo di grazia. Avanti la cavalleria! All'attacco! Avanti! Avanti! Avanza! Date l'ordine alla cavalleria di contrattaccare! Alza carico! Il nostro posto è sul campo di battaglia! Avanti!
mio padre è libero. Una parte dell'esercito è con lui. Allora avanti, contro Tarquinio! Parte dei nostri sono passati al nemico. Li guidano Muzio e Arunte. Fuggi finché sei in tempo. Ho ancora una freccia al mio arco. Milone! Muzio! Arrenditi, Tarquinio! Per te è finita! Se fai ancora un passo avanti, Clelia sarà uccisa. Milone! Tarquinio! Sei stato un re. Se hai ancora della dignità, accetta il tuo destino. Vi concedo pochi istanti per ritirarvi. Poi Milone colpirà. Non sfuggiresti ugualmente alla morte. Ma se il console approva, voglio darti una possibilità di salvezza. Tu sei il capo. Se abbiamo vinto è grazie a te. Lascio la tua coscienza libera di decidere. Battiti con me, da solo a solo. E se vinci, avrai salva la vita. La vita non mi basta. L'esercito romano dovrà ritirarsi per 10 miglia. Accetto. E inoltre dovranno essermi restituiti tutti i soldati fatti prigionieri. Accetto. E infine voglio che Roma non intraprenda azioni militari contro di me o contro eventuali miei alleati per la durata di un anno. Accetto. Cos'altro vuoi, miserabile? Ucciderti. Siete tutti testimoni, amici e nemici, che io accetto lealmente questo duello. E che mi fido della parola data. Eccomi. Dagli uno scudo. Grazie, Muzio, di avermi dato questa nuova occasione. Ti sei salvato una volta per miracolo. Ma ora ti ucciderò. Thank you.
Clelia! Muzio!